Ok, adesso vi faccio lavorare un'oretta, in particolare su quelle che sono le strutture di lavoro di Nina Centrale. Così abbiamo la possibilità, visto che siamo a Summer Camp, il programma è libero, non dobbiamo fare corso istruttore e quant'altro, vediamo un momentino di fare un approfondimento su alcuni settori particolari. Ok? E vediamo un attimino quello che secondo me è la parte di coltello più difficile in assoluto, che sono le funzionature in linea dritta, sia verso la faccia che verso l'addome. Ok? E andiamo a cercare di dare anche un po' di soluzione al lavoro fatto di colpo e rientro, cioè quello che io mi metto e lui comincia a prendere il prigioniero e comincia a pompare le coltellate in questa maniera qui. Questo qui è un classico che tutti cercano di risolvere e che è forse quello che dà più problematiche in assoluto, no? Perché, allora, in linea di massima, se la coltellata è una coltellata che è di ampio raggio, è più facile intercettarla, ok? Allora, qui dobbiamo sfatare un fatto importante di cui già ho parlato ieri. Dalle 100 casistiche oltre di interviste è risultato fuori che uno solo è morto, ok? Uno solo su 100, gli altri hanno ricevuto e beccato coltellate soprattutto nel momento in cui non erano, come dire, sul pezzo. Erano distratti, ok? La maggior parte delle coltellate di cui abbiamo avuto contezza in queste interviste erano delle coltellate dove magari c'era uno che lavorava contro altri, a un certo punto arriva quello da dietro, va e lo pugnala, e non lo pugnala così, lo pugnala da dietro, non dice niente. O gente che è qui che ha una contesa con uno, si gira, arriva l'altro, non fanno tempo, fanno un cazzo e arriva la coltellata. Quindi la maggior parte dei casi si sono verificati in questo modo di accoltellate vere. Ok? Ma questo succede purtroppo perché durante una rissa può succedere che magari io sia lì che meno il suo amico, lui entra dentro, bam, entra dentro e non ne sono neanche accorto. Quindi la cosa positiva è che noi dobbiamo calcolare questo. Se c'è un contesto come una rissa, la cosa importante non è rimanere a combattere, ma la cosa importante è lasciare il contesto critico nel più breve tempo possibile. Quella è la cosa che ci deve prendere, come dire, come mania, cioè noi dobbiamo andare via, un esperto deve andare via. La maggior parte dei casi dove ci sono delle semplici minacce non necessariamente si arriva al fatto di andare proprio a prendersi a coltellate, è molto difficile che ci sia un evento di duello, ma è molto più facile che succeda che lui a coltello, ah dai Dio cane, vieni che ti ammazzo, porco Dio. Quando succede questa roba qua, è facile che l'altro si dissuada dal fatto di fare accoltellate. Perché questo? Mi sono dato una spiegazione di tipo logico e anche un po' psicologico. Cioè lui, quando tira fuori un coltello, qui lo si sta tirando fuori, lui non vuole uccidermi veramente. Cioè la sua intenzione, quando tira fuori il coltello e non attacca, non è l'idea di uccidermi, l'idea è di sottomettermi. Non ha veramente intenzione di uccidermi, perché se ha intenzione di uccidermi si fa trovare da un angolo cieco e mi uccide. Cioè il killer fa quello. Cioè ho intervistato gente che si è trovata con il coltello puntato verso la faccia, senza fare un cazzo, così, e questo qua dice, tu non hai il coraggio di usare sto cazzo di coltello. E questo qua che prende il coltello va via. Mi sono trovato ad intervistare della gente con un taglierino alla pancia, questo qua non sapendo né leggere né scrivere, acchiappa e il coltello gli scappa e cade per terra perché questo qua non è preparato a tenere il coltello. Cioè mi sono capitate le cose più strane in queste 100 interviste. Certo è che non è vero quello che ci raccontano tutti i giorni questi super sapientoni di coltello che ci dicono che quando salta fuori un coltello tu sei un uomo morto. Questo, guardate, è un elemento importantissimo perché tu devi avere rispetto per l'arma, devi sapere che quest'arma qua ti può fare un sacco di danno, ma tu non devi rimanere scioccato dalla vista del coltello. Perché se tu rimani scioccato dalla vista del coltello, tu sei completamente in balia sua. Allora, lui vuole il mio portafoglio, è una buona transazione commerciale. Ciao. Questa è la transazione commerciale migliore che voi potete aver fatto. Io non dico di no, attenzione, non prendetemi per sciocco, non prendetemi per illuso, questa è una buona transazione commerciale, aspetta, c'ho altro da darti, il cellulare lì, te lo prendo, te lo do, grazie amico, è stato bello, mi ha fatto una buona amicizia.
Questa è un'ottima transazione commerciale. Però ricordiamoci sempre, come quegli due scemi, arriva il militare americano che me lo deve insegnare a me il coltello, poi quando li vedi che si fanno loro pasticciano tra coltelli, fanno i duelli per finta, fanno schifo. No, che ce lo vogliono sempre insegnare, no? Perché gli americani sono sempre diamanti. Dove c'è il contesto, lui tira pure il coltello e questo vi scappa, è stato. Che bello! Ma guarda caso mi è capitato di intervistare gente invece che aveva dietro la macchina o dietro un'altra persona. E non poteva, o lui corre più veloce di me, non si può sempre scappare. Non si può sempre scappare. Quello di dire scappo, quello che dico che deve scappare è una cazzata. Quello di dire scappo è una cazzata, perché lui ha il coltello, se io faccio questo, minchia, qui c'ho tutto, sono morto. Cioè, o sono molto più veloce, o qui sono in grave rischio. E poi, scusate, se io sono uno che guardia di finanza, polizia, carabinieri, fa una scorta, fa il buttafuori, cioè io cosa faccio? Tu quando fai il buttafuori, quando viene con un coltello, scappate. Guardate ragazzi che io non sono così sicuro che se viene fuori un coltello e ci sono i buttafuori e uno viene accoltellato, i buttafuori non hanno nessuna responsabilità. Perché guardate che il locale ha una posizione di garanzia, comunque deve mantenere il controllo all'interno del locale. Cioè non è così immediata la cosa. Quindi bisogna avere un sano rispetto per quello che è il coltello, bisogna sicuramente temerlo come un'arma che è pericolosa, ma da qui non è detto che siamo morti, eh. Da qui a morire ragazzi ne passa ancora, perché c'è della gente per esempio che prende delle coltellate ma muore, ok? C'è gente, mi hanno mandato in queste interviste, ci sono stati dei poliziotti che mi hanno mandato per esempio delle foto di gente che era tagliata nel collo, aveva il collo aperto ma è rimasto vivo, e questo è successo per esempio su Alessandria, senza andare tanto lontano. Questo non vuol dire che dobbiamo prendere le coltellate col collo per andare bene, però non dobbiamo, come dire, avere così tanto metus, così tanta paura da rimanere bloccati davanti a un coltello. Perché immaginate lui che fa il buttafuori, che sta davanti a un coltello e rimane impietrito. Se continuiamo a dirgli, no ma guarda che il coltello ti uccide, quanto fa il cervello in una situazione di aggressione reale? Il cervello fa il 100%. Perché ho intervistato gente che non aveva nessuna preparazione, gli ha buttato via le mani, il coltello è caduto, si è salvato la vita. E non aveva nessuna preparazione di arti marziali, ma è stato pronto nella reazione. Poi gli intervisti gli dici, ma tu faresti nuovo così? No, gli darei il portafoglio e gli darei anche il cellulare, perché col senno di poi potevo dargli il cellulare e il portafoglio, si risolveva una transazione commerciale, portavo a casa la pelle, era molto più importante portare a casa la pelle che anche solo rischiare di prenderla coltellata. Quindi, questo perché vi dico questo? Perché ci sono troppa gente che parla ma non ha avuto nessun problema di questo tipo, non ha avuto neanche l'esperienza, che è un'esperienza importante di quelli che fanno butta fuori, perché fanno butta fuori ma poi i coltelli arrivano fuori, ed è questo, è sicuro come la morte alle paste. E parla. Perché? Perché come dicevo oggi a pranzo, la rete permette a tutti di dire qualunque cazzata, perché chiunque sulla rete può scrivere qualunque roba, ma tante volte queste cose che vengono scritte sono delle cazzate, ed è per questo che ho deciso di raccogliere 100 casi, ma entro la fine dell'anno arrivo a 200 e da settembre in poi le faccio video, perché molta gente mi ha detto io non ho nessun problema a fare l'intervista dicendo chi sono e com'è andata la mia situazione. Allora, se in 100 interviste ce ne può essere una farlocca, io vi dico che non ne ho trovata una farlocca, perché la gente che mi ha parlato spontaneamente, perché erano tutte interviste anonime, sulle altre 99 sono reali. Allora, in questa maniera mi posiziono 100 volte più avanti tutti i signori che scrivono su internet dicendo chi ti attacca con il coltello sa usarlo. Questa è una cazzata atomica, perché non è assolutamente vero. La maggior parte delle persone che ha attaccato altre persone con il coltello delle 100 interviste che ho fatto io non avevano neanche la presa, cioè butta fuori con il braccio fasciato, arriva la coltellata, via il coltello. E allora questo sapeva tenere il coltello, questo era esperto di coltello, questo no, questo qui era un nordafricano che aveva il coltello e lo brandiva già da sveglio. Questo butta fuori qua nella zona di Vercelli, quello ha fatto, quando ha visto il coltello, ha fatto su, si è tolto la giacca veloce, ha indietreggiato un po', ha fatto sulla giacca e l'ho atteso. Al primo pendente gli ha piccato una legnata forte con il braccio fasciato, pam! E mi fa, Max, non sapevo cosa dovevo fare. Mi è venuto di fare così, ho fatto così. E continuato per terra. Poi sono arrivati i suoi colleghi, l'hanno blindato, l'hanno portato dietro al coso, l'hanno scassato di legnate, hanno fatto bene.
perché questo qui era uno che voleva veramente fare il furbo, perché non lo facevano più rientrare nel locale, e c'era quella là. Ma non è vero che si muore. Quindi partiamo dal presupposto che non è vero che si muore, ma che ci sono delle chance. Io non ho neanche detto il contrario, che è facile, ma tra il fatto che io sono sicuro di morire e il fatto che è facile, ci passano almeno il 100% di altri casi in cui io qualcosa posso fare. Ok? Quindi, quelli che dicono, ah, morirai. Prima o poi. Prima o poi speriamo più tardi possibile. Ok? Una cosa è vera, quasi il 100% dei casi si poteva evitare facendo attenzione al contesto in cui si era. Ok? Facendo attenzione di non essere avvicinati dalla persona sbagliata. Facendo in modo di non far avvicinare troppo le persone a se stessi, tenendo sempre gli occhi aperti sulle contese. E poi mi sono, ho sentito le cose più strane, tipo, non so, gente ad una corsa di motociclismo, stavano per andare a casa, a un certo punto è scivolato con la, dalla folla col coltello in mano, mezzo pazzo, altri lo stavano rincorrendo e minchia ti attacca che non sai il perché. Ho intervistato anche una roba del genere, quindi fortunatamente uno abbastanza esperto, è un allievo di un amico che mi ha raccontato questa cosa qua, l'ha bloccato, gli ha ficcato una pigna di una gomitata nella zona del collo, tra la zona della testa, quando è riuscito a bloccare una parte un po' il coltello, gli ha dato una legnata atomica, questo caso è andato giù come un sacco di patate. Ed è sopravvissuto. E gente invece che ha fatto la colluttazione, non si sono neanche accorti di aver preso la coltellata, sono andati a casa con il coltello e poi gli ha detto guarda che è, si è rimasto... Non si sono accorti. Tutti, tutti e cento, almeno la parte che soprattutto ho visto io, adesso non so, Nicola, anche i tuoi cosa hanno detto, a me tutti mi hanno detto quanto è importante saper conoscere un po' cosa fare, tutti mi hanno detto che è fondamentale, soprattutto quelli che sono stati veramente nella merda. Tutti quelli che sono stati nella merda mi hanno detto che sapere un po' cosa fare nel momento del casino è di fondamentale importanza. I miei 60 rotti mi hanno detto di così. Poi, Nicola? Per due casi, tutti qua. La conoscenza delle arti marziali è comunque fondamentale per i processi mentali, per avere una reazione che magari è automatica, spontanea, che altrimenti non avresti. Però paradossalmente il 90% poi non basta in palestra allenarsi, poi imparare. Anche questo è un po' un paradosso. Sì, questo è sicuramente un paradosso, però ricordiamoci che le persone si comportano anche in modo un po', come dire, non sempre razionale, no? Abbiamo alla fine, viviamo e non siamo particolarmente razionali. Tornando al nostro, il libro sarà gratuito per tutti quando uscirà. Io penso che se tu hai messo a posto la tua parte di Word, noi con Edoardo la stiamo mettendo a posto, io penso che per la fine di luglio il libro sarà stampato. Chi lo desidera lo potrà avere in PDF gratis. Cercheremo di dare un'analisi, seppur sommaria. Questa versione qua, io dicevo che la volevo far uscire anche con un'analisi non particolarmente interessante, ma che vi desse la possibilità di vedere i casi. E cominciamo a tappare la bocca un po' di tutti questi super maestroni che parlano, parlano e non sanno un cazzo. Detto questo, ci lavoriamo per poi per i 200 casi a Natale e per cercare di fare i video in modo tale che li abbiamo. Ok? Adesso qui, operativamente, se lui mi aggancia la testa, io qui non sono stato attento, quindi vuol dire che ho sbagliato già tutto prima, ragazzi. Qui ho sbagliato tutto prima, vuol dire che ho fatto delle cagate atomiche, non mi sono accorto che c'era movimento sbagliato intorno a me, che sono stato proprio in una situazione in cui qui non c'è neanche una contesa da vera rapina, perché comunque il rapinatore fa uno scambio commerciale, perché mi deve dare una coltellata contro un portafoglio? Anche lui ha dei problemi. Cioè il rapinatore vive sul fatto che tu gli dai quello che vuoi perché hai paura, non gli frega niente di accoltellarti nella realtà il rapinatore. Chi ti accoltella veramente è lo zingaraccio che viene lì e ti dice ma non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti, proprio da va e ti uccide. Quello lì è un caso di omicidio che ho intervistato, ovviamente non da quello che è morto. Questo qua del caso del morto, c'erano tutti grandi, quindi della mia età. Il tizio aveva con lui la moglie, arriva, erano due zingari. Uno zingaro comincia a fare degli apprezzamenti volgari sulla moglie, l'altro dice non mi rompere i coglioni, anche uno bello grosso. Arriva lo zingaro più piccolo che dice ma no, non ti preoccupare, lascia stare il mio amico ubriaco, non ti preoccupare. Quando gli sta, lo sta imbonendo, tira fuori una lama costituita da mezza forbice affilata e lo sbudella lì davanti a tutti e lo uccide. Vabbè, questo è stato un omicidio premeditato.
Cioè, sono andati proprio apposta per uccidere lui. No, 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 questo no, questo qui è stato per futili motivi. Sì, una contesa da niente. Una contesa nata. Una contesa nata dal fatto che questo qua erano un po' tutti ubriachi di zingari. Razza sicuramente da sterminare. E cosa succede? Questo qua cosa gli ha fatto? Gli ha rotto le palle alla moglie di questo qua ha fatto un polcone. Di quando era così, lui lo poteva evitare, perché quando ha visto quando ti dicono che tua mamma è troia, tu devi sempre pensare a quel vecchio film, quello là che diceva, quando ti si presentano e ti dicono palla di merda, tu pensi che si è spresentato. Tu quando parla di tua mamma devi pensare che parla la sua, tu prendi la tua donna eccetera, te ne vai senza star lì a dire niente. Io lo so che questo è durissimo, perché è durissimo per tutti, perché noi abbiamo un programma cellulare che ci dice l'altro ti sta sfidando, rimani e combatti, perché quello deriva da quando eravamo nella savana, che rimanere e combattere voleva dire accoppiarsi e mangiare. Adesso non siamo più così, però il nostro cervello, quello antico, quello più profondo, quello che abbiamo nella testa dentro, quello lì continua a dettare le regole di tutte le situazioni, da cosa compriamo, da come ci comportiamo, perché le emozioni nella realtà sono quelle che portano avanti la nostra vita. Poi attraverso i cervelli più moderni ci diamo delle spiegazioni di tipo raziocinante, ma quando succedono quegli eventi lì bisogna sforzarsi in tutti i modi di andare via e non dire io sono un esperto di coltello, insegno coltello, vivo col coltello, faccio tutto e sto lì a vedere cosa sta succedendo. No, devo prendere la mia compagna che se è stata insultata parto, vado via. Il mio ego mi distruggerà, perché cercherai in tutti i modi di distruggermi, ma io lì ho evitato qualunque tipo di contesa. Il contraltare di questa situazione è che quando non posso andare via, non devo essere un chirichetto, ma devo essere il demonio. Cioè, quando non posso andare via, la reazione deve essere la più violenta possibile. Perché nei casi delle interviste, quando la reazione è violentissima o è di proprio di far capire all'altro che si è pronti a combattere, la gente se ne va via. Africa, un amico esperto di tiro dinamico, un istruttore di tiro dinamico che vive solo con quello, che ha un campo di tiro, uno specialista certificato in Israele di Krav Maga che continua a studiare, ex campioni di judo eccetera eccetera, va lì, si è dimenticato una roba nel pulmino, va verso il pulmino, si accorge che due gli stanno forzando la macchina, va lì, dice, oh, che cosa state facendo? Questi si dicono, ti apriamo la macchina, facciamo quello che vogliamo. A questo qua gli ha detto che gli è andato il sangue alla testa quando questi qua gli hanno tirato fuori il coltello dopo avergli detto queste cose. Lui aveva un coltello che si porta in Africa perché fa quando va in Africa fa sempre la guida, aveva un coltello per sfogliare animali, ha tirato fuori questo coltello per sfogliare animali, mi ha detto era pronto e gli è andato il sangue alla testa, li voleva ammazzare. Ha detto che gli fa, io non so che cosa mi sia preso, minchia, mi è andato il sangue al cervello, ho tirato fuori questa lama, è un uomo che ha 60 anni, non è un ragazzino. Mi è andato il sangue alla testa, ti volevo ammazzare. Quando hanno capito che lui gli voleva ammazzare, questi qui che dovevano solo fare una rapina, ha cominciato ad andare via, è intervenuta una terza persona dicendogli a lui che ha tirato fuori il coltello per ultimo, lascia perdere che sai dove comincia ma non sai come va a finire. Perché comunque se lui li uccideva per una cazzata del genere, devi magari a finire in una prigione dell'Africa a scontare magari la tua vita di pena. Ma è successo anche in Italia, rapina con delle persone col coltello in mano, questo qua arretra un po', tira fuori un coltello più grosso e dice no, io non voglio proprio un cazzo, adesso venite e vediamo. E questi qua che sono in tre partono, vanno via anche se sono in tre con i coltelli. Cioè la reazione, se si verifica, deve essere una reazione estremamente violenta, ma soprattutto nei modi, nell'atteggiamento, non ci deve essere un'esitazione. Se non c'è un'esitazione, l'altro ha dei grossi problemi. Faccio un esempio, intervista, maresciallo dei carabinieri nella mia zona, tizio col coltello grosso da cucina che aveva praticamente, era in cucina, girava per il salotto eccetera eccetera, col coltello, i familiari erano chiusi in una camera di casa, hanno chiamato la polizia perché questo chiaramente era fuori. A un certo punto lui va lì, suona, questo qua gli apre, cosa fa? Lui apre la porta di malo modo, questo qui va indietro, alza il tonfa non di ordinanza e gli dice stasera non ti porto in prigione ma ti porto all'obitorio e ti ammazzo. Questo qui ha fatto dei passi indietro, ha messo giù il coltello e si è fatto arrestare. Perché ha visto questi 3-4 che sono entrati dentro, questo qua aveva il tonfo alto, ha detto io ti ammazzo, ti porto all'obitorio, non in prigione. Si è cagato sotto, ha messo giù, ed era un omone grosso, non è che avesse
problemi a combattere. Lui era più piccino, Tom fa pronto, gli va lì, adesso stasera ti portiamo la... Stasera ti gli ha detto proprio, stasera non ti porto in prigione ma ti porto all'obitorio. Non vai in prigione stasera, stasera ti ammazzo. Messo giù, è andato. Sono robe strane, però sono interessanti, sono 100 casi da leggere, perché tu non ti aspetteresti mai che le cose vanno così. Perché i chiacchieroni su internet dicono, c'è mio cugino, che mio cugino mi ha insegnato l'arte di occulto. È vero o no? Ma ci sono o non ci sono? Mio cugino, quindi dice, quanti sei allenato? Io con nessuno. Se tu ti ricordi, non so se hai presente Okokaim, cosa diceva Master Rock, quando dice pistola contro pistola, tira fuori la pistola e devi essere come Jack Nicholson quando è arrabbiato. Coltello contro coltello, tiri fuori il tuo coltello e devi essere come Jack Nicholson quando è arrabbiato. Sì, la faccia da matto. La faccia da matto. Quando è così, aveva ragione Ok. Perché nelle interviste che ho raccolto, questo si vince. Perché Ok l'ha visto per strada mille volte. Quindi. Ecco, ma se tu non fai venire maestri di quella portata lì, tu nella realtà parli... Sì, di cose che tu hai nella testa, stai parlando a Bambera, invece quei 100 casi non parli più a Bambera perché sono cose che ti sono capitate. Tornando a noi, qui ho sbagliato tutto. Allora, se io vengo preso qua, se io mi concentro qui, cosa succede? Sono libero. Morto. Ok? Allora, non mi posso concentrare sul collattaio, devo lasciarlo perdere il collattaio, ok? Allora, qui lui ha le infinite possibilità di lavoro, quindi non va bene che lui sia lì, perché se lui sta lì, sono morto. Ok? Quindi se lo lascio sono morto. Allora, se non è ancora estratto, l'idea è quella di poter andare a bloccare, cioè cercare di andare a bloccare l'arma da ancora da estrarre. Quello può essere un buon gioco. Se è già estratto, come è facile che si verifichi in una situazione del genere, potrebbe avere un puntaruolo, un cutter, qualunque roba. Ok? Se io vado indietro, creo sempre più spazio e lui qui le sue infinite possibilità aumentano sempre di più. Io devo andare contro. Questo qui deve essere. Quindi quando lui va, perché qual è il problema? Se io cerco di bloccare, tira, e blocco, lui ritrae e ricomincia, lui ricomincia, lui ricomincia, lui ricomincia. Se faccio questo lavoro qua, lui continuamente ne tira 100. Quando il primo approccio e blocca, qui, ok? Qui cominciamo a lavorare. Qui ho più probabilità di sopravvivere. Dove devo stare? Da questa parte non tanto, non è molto comodo, è meglio andare di qua. Qua, ok? Crash and time. Ricordatevi, nel wrestling, quello vecchio stile, tutti i wrestler sono appassionati almeno di una delle tre versioni di controllo 2-on-1, come lo dicono gli americani. Una è Russian Tie, l'altra è Kimura e l'altra è Double Wrist Lock. Ok? Cosa faccio? Con due braccia controllo un braccio suo solo. Ok? Cosa facciamo? Ok, blocca, boom, non lo permetto di fare. Ok, l'ho controllato, qua. Attenzione a non girare con la testa aperta, perché lui qua fa quello, ma soprattutto mi dà le testate se gira. Anche se non si gira, mentre gira qua, e io sto con la testa qua, mi ficca la testa lì e non riesco più a controllarlo. Sono io che devo gestire la testa, cioè alzare la testa. Quando faccio qua, questa qui è una manovra classica di wrestling che si chiama arm drag. Ok? Cosa faccio? Da qui, qui. Ok? Dove vado? A porti qui sicuro. Qui lui è tosto, se ritrae, vai. Vedi so quanto ci mette per toglierla. Ci mette un casino, ok? Ci mette un casino e dobbiamo essere molto sudati perché lui riesca a estrarre il braccio. Quando mi sono piazzato qua, ovviamente non è che devo stare fermo qua, perché questo è il mio primo lavoro da fare. Ok? Questo è un lavoro che si può fare. Questo è un lavoro che si può fare, questo è un lavoro che si può fare. Da quando siete qua giocate a questo lavoro qua, bam, e lo tenete, bam, e lo tenete, bam, e lo tenete. Poi da qua si andrà a spingerlo giù, perché questa è la nostra attività principale, cercare questo. Adesso non voglio scassargli le dita al Flavio. Lo chiudo, in modo che lui, quando fa il primo approccio, è qua. Quindi non lo faccio muovere, lo vado a trattenere, perché non posso fare tappi come vorrei io, che vedremo anche domani, ma lo devo andare a piantare contro di me. Quella è una buona maniera per provare a controllare. Quando vi dicono che è semplice, non ci credete, perché non è vero, non è semplice, però bisogna imparare a fare qualcosa fatto bene.
Quindi provate a chiudere con cross block, provate a andare dall'altra parte, facciamo un rush and time. Fermatevi anche solo lì. Grazie.